Veneto Stato indipendente! Veneto Stato indipendente! Grazie Treviso! Grazie Trevigiani! Oggi siamo venuti a portarvi l'annuncio e la speranza dopo 20 anni di disperazione e di promesse. La disperazione è seduta qui sopra, le promesse le abbiamo sentite 20 anni fa in quell'angolo dove un buffone politico che ha nome e cognome e che noi abbiamo seguito per un tratto di strada ingenuamente in buona fede, che oggi dovrebbe aver portato in piazza tutti i suoi militanti per sostenere e festeggiare il risultato politico di quella Scozia che sbugia tanto, oggi all'epoca invocava falsamente. Grande! All'epoca diceva: noi siamo quelli che vogliono l'autodeterminazione dei popoli come la Catalogna, come la Scozia. Oggi la Scozia ha dato una lezione e noi siamo qua a guardare lui tra trote, fantasmi, escort, buffonate, un predicatore di balle. Allora, siccome la politica non è fatta di chiacchiere, la politica ha nomi e cognomi e ha fatti o misfatti, e allora vediamoli rapidamente. Si è parlato di autodeterminazione e siamo arrivati al centralismo più esasperato, al centralismo più bieco, alla contraddizione assoluta, alla sistemazione di uomini prevalentemente incapaci in ruoli di potere. Era questo, chiedo a voi trevisani, che vi vogliamo bene, che ci sentiamo in perfetta sintonia, era questo che volevate da questa gente da 20 anni? Io credo di no! Tutti sanno che era un altro l'obiettivo. E allora diciamo nomi e cognomi. Umberto Bossi, un buffone politico che ha svenduto il Veneto alla logica del puro potere personale e dei suoi servi. Ripeto, persone servili, a cominciare da quelli che nel Veneto dovrebbero rappresentarci. Nomi e cognomi. E se qualcuno di costoro domani avesse coraggio di fare una denuncia, sarei onorato di averli in contraddizione. Allora, cominciamo con il primo delfino di Bossi, quello che ho visto arrossire e inchinare di fronte al capo quando nel 96 era dubbioso se far cadere o no il governo Berlusconi. Roberto Maroni, sapete voi, gente di Treviso, veneti, dove è andato ieri il bravo, lodato, competente ministro Roberto Maroni? È andato a Napoli a sostenere il candidato Lettieri del PDL, che ha subito dopo l'incontro con lui, guardate i giornali di oggi, il Corriere, ha detto: io mi vanto di proporre la Rosa Russo Iervolino senatore a vita. Gente, potreste chiedere, invitarlo a Treviso per prenderlo a calci nel culo. Gente, nessuna credibilità, ma vi rendete conto? Sapete chi è la Rosa Russo Iervolino? È quella che fa pagare con le vostre tasse, con le nostre risorse, quelle dei veneti, fa pagare 4 volte le immondizie e in questi giorni beffando la dignità anche dei soldati, li ha mandati a raccogliere spazzatura. Spazzatura politica e pannan di spazzatura nelle città di Napoli. Questo ha fatto ieri il ministro Maroni. È andato a sostenere il candidato, ripeto, è una cosa indecorosa, del PDL, il quale propone la Rosa Russo Iervolino, una incapace amministratrice, ad essere senatore a vita. Questa è la politica che Bossi sta gestendo. Ma andiamo più in profondità, andiamo sulle questioni vive. 20 anni fa
voi tutti in prevalenza, io tra questi, abbiamo firmato nel 1993 un referendum per l'abolizione del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, e poi abbiamo visto il piccolo Zaia sedersi sulla sedia del Ministero che era stato abolito. Ma che credibilità sta gente! Nel 93 abbiamo approvato col 90% del consenso l'abolizione del finanziamento pubblico dei partiti. La Lega nel 2008 e alle europee del 2009 ha preso una volta 28 milioni di euro e un'altra circa 30 milioni di euro. Le nostre tasse, per vedere un trota che dice le sciocchezze che dice, Lega, o per vedere i parlamentari senza spina dorsale che vanno ad approvare le leggi del personam di un altro personaggio che sta in piedi solo grazie al consenso di quella parte d'Italia che di senso civico ne ha poco, perché ahimè vive prevalentemente nel consenso mafioso. Questa è la realtà. I nostri uomini, bravo, quelli che dovrebbero guidare il Veneto, Giampaolo Gobbo, nominato segretario della Lega Veneta solo per evidente reiterata manifestazione di servilismo e di posizione, non voglio definirla con una parolaccia che sarebbe ingiusta, comunque in posizione supina all'uomo di Cassano Magliano. Che cosa ha fatto Gobbo? Due legislature al Parlamento europeo, portando a casa 2 milioni di euro, 4 miliardi di lire. Chiedo a voi trevisani, questo sindaco che spero cacciate presto, quante iniziative ha fatto in Europa per la vostra città, per il Veneto? Nessuna, nessuno sa cosa abbia fatto questo signore. Ha fatto solo l'obbediente cagnolino di Umberto Bossi. E quindi Gobbo, tanto per dargli il giusto nome e per fare rima con quello che è il suo cognome, lui è un mero addobbo della politica. Gobbo, sei un addobbo, vattene. Zaia, l'altro figlio di Gobbo, Zaia sembrava il cane che andava a mordere i problemi, a risolvere i problemi del Veneto. Roboanti promesse, faremo in 100 giorni il nuovo regolamento del Consiglio regionale, entro il 31 dicembre 2010 il nuovo statuto, e avanti di questo passo. Chiedo a voi trevisani, brava gente, è stato realizzato qualcosa di quello che ha detto? No! Nulla! E allora anche questo cane che doveva mordere i problemi del nostro territorio si è dimostrato un cane col collarino. Zaia abbaia, ma non morde. Zaia, vattene se non riesci a fare quello che hai promesso. Grande! L'ultimo, quello che dovreste votare, che vi chiedono di votare, i servi leghisti in alternativa al nostro in avanti Antonio, vedetelo, è alto in tutti i sensi, è un personaggio straordinario, è uno che ha dimostrato, come diceva anche Ludovico Pizzati, che a Roma, da Roma, con Roma non si cambia nulla, e lui l'ha vissuto sulla sua pelle. 400 sindaci del Veneto, 400 amministratori investiti della responsabilità della guida della loro città lo avevano seguito. Non c'è stato nessun politico della storia del Veneto che sia riuscito ad ottenere in termini di adesione una proposta democratica, rivoluzionaria e semplice, che non aveva bisogno di riforme costituzionali, quello che ha proposto Antonio. I primi ad andarsene spaventati della forza, della semplicità, della rivoluzionarietà del provvedimento sono stati, su comando di Arcore e soprattutto di Via Bellerio, quelli della Lega. Allora, dai servi della Lega, il Veneto può arrivare soltanto ad avere servi della gleba. Da servi della Lega avremo servi della gleba. Questi è la realtà. Allora, ultima cosa,
è importante è questa. Il Muraro, va bene, l'ho dimenticato, ma sono di fronte a Guadagnini, non meriterebbe neanche un commento. Ma ve lo siete visto, Trevisani, in televisione, il povero...